Abbiamo iniziato lunedì, abbiamo deciso di avere due compagni d'avventura, diciamo così, per essere usare un linguaggio anche un po' scontato forse, ma è la verità. Sì. E abbiamo scelto Mahmood e Blanco, la Ceci Dio. E con Mahmood e Blanco noi ci colleghiamo. Ciao, sempre all'inizio di Password. Ciao, buonasera. Ciao. Ovviamente congratulazioni, anche le nostre, anche la mia, cioè li avete avute da tutti, anche da noi due. Grazie mille. Bravi, fighi, intelligenti, stilosi, eleganti, empatici, intonatissimi. Siete stati veramente molto bravi. Contenti? Siete soddisfatti? Sì. Abbiamo provato un botto, quindi diciamo che ci siamo allenati. Poi in realtà ci siamo abbracciati perché alle prove, cioè, l'avevamo fatta ok, però non così tanto ok, quindi l'abbiamo sentito che c'era la vibe. Diciamoci che c'eravamo preparati e dovevamo solo metterci il cuore. E ce l'avete messo alla grande. Senti, ho sentito stamattina, Blanco, che tu hai dichiarato, non so chi, che prima di salire eravate un po', mi ha fatto ridere, mudo oratorio, no? No, Michelangelo era mudo oratorio. Noi mudo oratorio l'abbiamo raggiunto dopo 5 minuti, dopo 30 secondi. Perché noi eravamo un po' presi, abbiamo detto prima proviamolo, no? Prima di salire. Michelangelo, no, fidate di me che la sapete, la gente. Ma siete in una grotta di sale adesso, per gli amici. Questo dicevo, allora, della radiovisione, perché però, oggi più che mai. Però per chi, madonna come siete fighi ragazzi lì dentro, per chi invece ci segue alla radio, tutti e due accappatoiati in bianco in una grotta di sale, fa molto bene. Abbiamo per un po' due vecchi bernati in una grotta bianca, no? Tipo così. Ma siete lì da soli? Certo, sì. Non c'è nessun altro. Ora c'è la Paola dietro, c'è la Corradini. C'è la Corradini dietro? Ma è accappatoiata anche la Corradini? No, ma adesso le lo mettiamo. È lì diciamo cazzate. Senti, Mahmood, hai brindato ieri sera, eh? Quello sì. Più del dovuto? No, ma in realtà no, è che sai, allora, prima di cantare non è che si mangia mai tanto, no? Cioè, tipo il coach ci dice mangiate poco. Quindi di base risotto, polletto, così. Siamo tornati dopo e che fai? Non te lo bevo un bicchiere di vino? Ma qua uno e mezzo e stavo già. Ma scusami, quale? Perché ci c'è Dio sul vino, siamo ferrate. Bianco, bolla. Guarda, questo era. No, io amo il rosso, quindi era gli faccio un bel rosso corposo. Lui mi fa un nome, io ho detto sì, ma in realtà non sapevo che vino fosse. Ok. Quando vai al ristorante che assaggi il vino, ti dicono va bene, tu non. Sì. Sempre di sì. No, in realtà una volta no, zio, una volta io l'ho rimandato perché c'ha schifo proprio. Avete già sentito la canzone alla radio? Non siamo usciti da stasera, stiamo facendo intervista. Va bene, allora mettetevi le cuffiette, insomma quel che avete, stiamo per passare adesso. La mandate? Adesso. Oh, tirate sul volume. Oh. Questa è la canzone di Sanremo, Mahmood e Blanco. Cantano Brividi. Brividi, Mahmood e Blanco, su RTL 102.5. La Ceci si è commossa, c'ha i lacrimoni. Ma un po' anch'io devo dire. Spacco, questa canzone qui proprio ti entra dentro. E io adesso faccio pausa, grazie. Vado in pubblicità. No, davvero, siamo due idioti con le lacrime agli occhi. Ma io sono felicissimo, posso dire. È davvero bellissimo, grazie. Ma raga, davvero, ci avete più, fatto. Noi vi stiamo ancora aspettando a Sanremo. Sabato arriviamo. Sì. Ma questo basta, no, potete inquadrare veramente da vicino la Ceci. Ma Angelo, ma per favore. Potevi non dirlo almeno. No, così, vabbè, ma non c'è nulla di male. No, non c'è nulla di male. Cioè, no, si ma sono... va, anzi. No, cioè, bello. Solo per questi momenti, cioè, capito. Ma a voi non vi capita mai, cioè, magari di cantare una canzone del genere e dire adesso come faccio a non piangere sulle palle? Anzi, io sì. A me mi è successo al tour estivo, tipo la prima data che era in Puglia, mi ricordo che era appena tipo una delle prime date tipo dopo il Covid moment, no? E mi ricordo dopo aver cantato Ghetto d'Impo sono scoppiato a piangere davanti al pubblico, quindi quella volta lì sì, è successo. Senti. A me è capitato solo ieri sera che non pianto, però stavo entrando nell'Ariston e mi sono venuti gli occhi lucidi perché ho detto cioè cazzo che figata. Ah, no, ragazzi, mi è capitato ieri a me. Ieri perché dopo aver cantato subito siamo andati a fare intervista con Gino Castaldo e Mastoccolma, no?
E Gino aveva tipo gli occhi lucidi, no? E lì mi sono venuti gli occhi lucidi anche a me. Va bene così, raga, va bene così. Anzi, vuol dire che, cioè, come dire, che arriva tanto una canzone di voi due, poi. Personalmente mi piace molto una cosa. Credo Mahmood, sì, ma Blanco è uno molto fisico come me, no? Manco, ti piace toccare un po' come un fratellino minore, no? Con Ale. Mi piace. Vero? Poi non so se hai visto sul balcone, ho preso per la camicia, sì. Ma immagini se fosse caduto, sono stato un bel... Hai fatto benissimo. Ma ieri l'unico che stava a cadere con sto mantello, zio. Mamma mia. Ma infatti il mantello a un certo punto non riuscivi ad aprirlo, era voluto quello. Ok. Allora è arrivato subito e detto, ma sì, via. Facciamo i complimenti per Paolo Piccioni che l'ha disegnato per Valentina. Grande. Beh, grazie bravissimo. Mille per la fiducia. Bravissimo. Mentre la bravissimo. Giacca di Mahmood era Prada, giusto? Sì, no, io ero tutto un costume Prada, infatti ragazzi vorrei ringraziare tutto il Teeny Idol. Un lavoro, no, la sua è Teeny Idol, la mia Teeny Idol. Stylist. Ah, ok. Stylist e tutto il team Prada, Antonella, signora Miuccia, perché comunque è stato veramente, cioè io ieri mi sentivo veramente... Sei figo, eccetera. Allora, chiudiamo così, noi ci risentiamo domani, ma chiudiamo così i nostri saluti a Mahmood e Blanco. Bella con gli applausi perché grazie ben meritati. Vi vogliamo bene. Non pensiate che sono registrati. Baci salati dalla grotta di sale, ragazzi. Va bene, ci sentiamo domani. Ciao raga, ciao. Un bacio. Ciao, grazie mille. Ciao. Oh, ma tu non ti tieni un ceccio in bocca? Cioè, vabbè, ti sei emozionato? Qual è il problema? Pensa che sabato saremo lì.